Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, la famiglia reale britannica, in inglese British Royal Family, è composta dai parenti prossimi del sovrano o sovrana pro tempore regnanti. Comunemente, il termine è anche applicato allo stesso gruppo di persone come membri della famiglia reale degli altri reami del Commonwealth. Gli attuali membri della famiglia reale appartengono per nascita o per matrimonio al casato dei Windsor. Stiamo parlando dei continui disaccordi tra Rose Anbury e il marchese David Cholmondeley, che potrebbero realisticamente portare la coppia a porre fine al loro matrimonio. La coppia in questione è molto vicina a William e Kate, soprattutto perché Rose Anbury è nota per essere la ex fidanzata proprio del principe William. Non solo, l'influenza che avrebbe un divorzio fra i due si valuta anche in base a alcune voci di corridoio che identificherebbero nella primogenita di Rose, Iris, la figlia del principe William. Questa voce non è mai stata confermata, ma è possibile che giungano novità dai media inglesi. La forte preoccupazione dei reali, dunque, non riguarda tanto la separazione di Rose e David in sé, ma, piuttosto, concerne le eventuali pretese della ex fidanzata di William e della primogenita. Infatti, Rose Anbury, dopo il divorzio, potrebbe chiedere a William il riconoscimento di Iris come sua figlia e aggiungere di fatto un membro alla famiglia reale, con ovvie conseguenze per la coppia dei reali del Galles. Insomma, la presunta paternità nascosta di William potrebbe causare gravi problemi alla corona anche per quanto riguarda la linea di successione. Se, infatti, confermata la presunta paternità, William dovesse riconoscere ufficialmente Iris, allora quest'ultima potrebbe avanzare pretese sul trono inglese. Possiamo solo attendere notizie dalla Royal Family e dai media britannici per capire come andrà a finire questo gioco dei troni.